Ok, ragazzi, è la prima volta che provo una cosa del genere ed è fighissimo. No, vi prego, non chiudete subito il video appena vedete che oggi parliamo di due paia di cuffiette Bluetooth, perché non sono due paia di cuffiette Bluetooth qualsiasi. Entrambe hanno una loro funzione peculiare che non avevo mai provato prima. Pronti? Perché queste due paia di cuffiette me le ha inviate LG, con la quale collaboro da un po' di tempo, e se mi seguite da un po', saprete che l'anno scorso LG ha sfornato le mie cuffiette Bluetooth dell'anno, cioè le LG Tone Free FP9, che sono queste qua, che continuo ad avere. Bene, stavolta me ne ha inviato due modelli diversi. Da una parte le LG Tone Free T90 e anche quest'altro paio di cuffiette che vi anticipo già essere diventate le mie nuove cuffiette per andare a fare sport, cioè le LG Tone Free TF8. Unica cosa, LG, io ti voglio bene. Ti voglio un sacco bene. Però la prossima volta dei nomi un pochino più corti, che sennò io ogni volta me li dimentico, mi impappino ed è un casino, grazie. Allora, partiamo dall'estetica. Partiamo da queste, le T90. Queste qui sono il modello un po' più elegantino, che ci stanno un po' bene con tutto, diciamo, con un bicchiere di rosso, di bianco, di rosa. Esiste il vino rosa? No, non lo so, si vede che sono astemio. Dicevamo, mi piace molto l'estetica proprio perché è molto pulita. Il case è rotondo, è molto piccolo, quindi ci sta praticamente dappertutto e ha un feedback incredibilmente premium. Sentite qua. Inoltre il case stesso ha anche lui delle funzioni particolari che abbiamo imparato a conoscere anche col vecchio modello. Ha infatti la possibilità di essere utilizzato come ricevitore Bluetooth. Infatti al lato c'è un tastino che se selezionato e grazie al cavo che possiamo connettere che troviamo in confezione è possibile letteralmente rendere questo case un ricevitore Bluetooth. Per rendere appunto Bluetooth tutte le cose che non lo sono, tipo ad esempio che so un vecchio monitor, un Walkman, una TV che non ha il Bluetooth. Quindi lo attacchiamo con il cavo, ci mettiamo le cuffiette nelle orecchie e lui farà proprio da ricevitore Bluetooth. Fighissimo. E soprattutto peculiarità di questa serie è la tecnologia UV Nano. La custodia di ricarica infatti è dotata di luce UV che igienizza gli auricolari wireless ogni volta che vengono riposti nella custodia e che la mettiamo in ricarica. Hanno aumentato ancora di più l'efficacia di questa tecnologia e raggiunge sia i copriauricolari sia la griglia interna degli auricolari, riducendo i batteri fino al 99,9% in soli 10 minuti. E ora arriviamo al punto di queste cuffiette e soprattutto alla loro funzione peculiare. Pronti? Intanto però, come stanno su e come si sentono? Allora, il claim di queste T90 è Fit for Sound e penso che le descriva proprio alla perfezione. Allora, i gommini sono i più comodi che abbia mai provato, cioè veramente ragazzi, fidatevi, morbidissimi in un materiale che non dà nessun tipo di fastidio anche dopo ore che le teniamo alle orecchie e io che faccio un casino di call al giorno, utilizzo queste e vi giuro è come se non le avessi. E soprattutto lo saprete, io ho un problema nel far stare le cuffiette su, quelle con il gommino, eppure queste qua hanno dei gommini che si adattano talmente tanto bene all'orecchio che rimangono su ed era una peculiarità che avevo trovato anche nelle scorse LG. Inoltre, ovviamente, certo, in confezione troviamo misure diverse, quindi nessun tipo di problema sotto questo punto di vista. E per quanto riguarda il suono, invece, beh, è tutto comandabile dall'applicazione, dove è possibile selezionare sia cosa fanno alla singola pressione, doppio tocco, pressione prolungata, eccetera, eccetera, ma anche tutto il resto, tipo l'equalizzazione. Equalizzazione che anche quest'anno è affidata agli amici di Meridian e hanno fatto, secondo me, un ottimo lavoro anche con i preset che ci sono nell'app. Sono veramente molto ben bilanciate, non hanno troppi bassi, troppi medi, no, sono veramente ottime e soprattutto è possibile personalizzare l'equalizzazione anche tramite l'applicazione per avere fino a due nostri preset. E poi c'è la possibilità di settare la cancellazione dei rumori e la modalità ambientale su due livelli diversi. La modalità ascolto è quella conversazione, che aumenta il volume dell'audio che ci rientra in cuffia quando abbiamo la modalità ambiente attiva, aumentando proprio il volume delle voci, quindi della nostra e quella del nostro interlocutore. E vi devo dire che funziona particolarmente bene. Inoltre è migliorata anche la cancellazione dei rumori, questo me lo sono reso conto veramente appena le ho messe alle orecchie, perché escludono decisamente meglio i rumori ambientali. E poi arriviamo alla loro funzione bomba. Pronti? Preparatevi. Il case di queste cuffiette si apre e si chiude.
Scusate, volevo fare questa battuta, ma so che non fa ridere in realtà, quindi vabbè. No, in realtà la loro funzione peculiare è un'altra, ed è la Dolby Head Tracking. LG infatti ha fatto una collaborazione con Dolby per questi auricolari, presentando dunque i primi auricolari Dolby Atmos al mondo con la funzione Head Tracking. Per spiegarla in brevissimo, senza la possibilità di farvelo provare sul campo attraverso questo video, noi, avendo le cuffiette alle orecchie, è come se tenessimo il suono centrale in questo punto. Quindi anche se noi giriamo la testa da una parte o dall'altra, o verso su o verso giù, sentiremmo sempre il suono come se provenisse da questa parte qua. Difficilmente ne farete a meno, soprattutto quando vedrete dei film, dei video su YouTube, roba del genere. È come se il suono arrivasse proprio dal display del vostro telefono, del vostro PC, della vostra TV. E ovviamente è una funzione che è attivabile semplicemente con la pressione di un tasto sull'applicazione. Poi ovviamente, ragazzi, è pieno di altre funzioni, funzioncine che hanno queste cuffiette, tra cui il trova i miei auricolari, che li fa suonare se li perdete, insomma. Ma queste, diciamo, sono le caratteristiche principali che me ne hanno fatte adorare davvero. Ma non ho finito, perché oltre a loro, appunto, vi devo parlare brevemente anche di queste TF8. Le LG Tone Free TF8 hanno un'altra funzione bomba, forse ancora più bomba rispetto a quella della T90. Loro infatti mantengono molte delle funzioni delle T90, tra cui la tecnologia UV Nano per il case, la possibilità di utilizzarlo come ricevitore Bluetooth attaccando il cavo AUX in confezione, i gommini in quel materiale stupendo, incredibile, fantastico che hanno anche le T90. Poi hanno oltretutto anche un colore verde e nero bellissimo, mi ha ricordato un sacco l'LG G5, fantastico secondo me. Ma ovviamente sono in un concetto totalmente diverso rispetto alle T90, perché queste sono fatte apposta per l'attività fisica. Io le ho portate in palestra e no, non vedrete video di me in palestra, perché li volevo registrare, ma mi sono reso conto che mi vergognavo troppo a fare video in palestra, quindi non li ho fatti, mi dispiace, mi dovrete credere sulla parola. Ma dicevo, le ho portate in palestra e mi sono reso conto che non ne posso più fare a meno, proprio perché grazie al loro design rimangono salde in una maniera che non avevo mai sperimentato prima. Sia perché sono leggerissime, ma soprattutto grazie al loro archetto che si infila letteralmente all'interno del vostro orecchio e le tiene lì fisse dove stanno. Basta infatti inserirle, effettuare una leggera rotazione e stanno lì nel vostro orecchio, cascasse il mondo. Ovviamente in confezione trovate un sacco di misure diverse di questo archetto, anche in realtà un archetto che leva l'archetto, ma io non ve lo consiglio proprio perché è la sua peculiarità e secondo me, insomma, vanno comprate anche solo per questo diamine di archetto, da quanto è comodo. Ovviamente continuano ad avere la cancellazione del rumore, la modalità ambiente, la possibilità di equalizzarli tramite l'equalizzazione di Meridian. Però se la funzione peculiare delle T90 è il Dolby Atmos, qui ne abbiamo un'altra che è fatta apposta ovviamente per l'attività fisica, e cioè che loro sono certificate IP67. Quindi permette a questi auricolari di essere immersi in acqua ad un metro di profondità fino a 30 minuti. Quindi significa che se li utilizzate per allenarvi, per fare qualsiasi sport, intanto potete stare tranquilli da praticamente qualsiasi agente atmosferico, polvere, acqua, pioggia, sudore, di tutto e di più, ma soprattutto, appunto, una volta finito il vostro allenamento, potete anche lavarle senza problemi. Ovviamente utilizzando acqua dolce e basta, non penserete mica di metterlo con il sapone per i piatti, spero. E se state cercando un paio di cuffiette per allenarvi, ragazzi, cioè veramente potete adesso fare a meno di questa peculiarità? Secondo me no. Ovviamente in descrizione trovate il link per scoprire di più di queste due nuove Tone Free. Io ringrazio ancora una volta LG per avermi dato la possibilità di provare queste due nuove cuffiette e noi ci vediamo in un prossimo video, sempre qui sul mio canale.